Benvenuti a questo video clip series, il mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Stiamo parlando di questo tema generale della causa e la soluzione per la grande apostasia. Abbiamo parlato un po' prima piuttosto della causa, anche tanti vescovi e preti che non hanno vissuto bene la loro vocazione di proteggere le greci e di rimanere fedeli alla verità di Cristo anche quando è difficile. Abbiamo parlato anche del grande danno del femminismo secolare che è molto promosso dalla massoneria per distruggere la famiglia e arrivare alla dittatura. E infatti fino al punto che ormai è veramente molto politicamente corretto di pensare come pensano femminismo secolare, cioè di cercare di vivere come hanno vissuto i santi nel passato, anche le donne sposate, o come è scritto nella Bibbia, San Paolo, San Pietro, eccetera, è considerata tutto stupido, nei buoni cattolici, che è così politicamente corretto di pensare così. Perché adesso vorrei parlare un po' della soluzione per la grande apostasia, perché la maggioranza dei pochi sacerdoti fedeli riceveranno il dono del martirio, ma Maria sarà ai piedi della loro croce come lei era per Gesù 2000 anni fa. La Madonna ci dice: ah, anch'essi, i sacerdoti consacrati al cuore immacolato di Maria, in gran parte saranno chiamati all'estrema testimonianza, ma il loro sangue laverà e purificherà questo mondo, perché ne nasca uno rinnovato nell'amore e riconsacrato al trionfo di Dio. Questo è il messaggio 26 dicembre 74. Un altro messaggio. Lei dice: soprattutto vi domando di offrirmi il fiore profumato e prezioso della vostra sofferenza. Sull'altare del mio cuore immacolato voglio offrire tutti i miei figli in atto perenne di immolazione e di riparazione. Solo con la sofferenza dei miei più piccoli bambini possono affrettare il tempo del trionfo del mio cuore immacolato del mondo. Questo è il messaggio, primo messaggio 94. Un altro messaggio, lei dice: siete chiamati a diventare forti testimoni di amore nell'ora della violenza e dell'odio, dell'egoismo sfrenato e delle guerre. Ormai l'uragano è alle vostre porte e la Chiesa e l'umanità saranno chiamate a vivere l'ora tremenda della grande prova. Per questo venite oggi immolati sull'altare del mio cuore immacolato. È giunta l'ora della vostra immolazione. Io vi sono sempre vicina e vi conduco per mano in ogni momento, come una mamma conduce i suoi piccoli bambini. Sarò accanto a voi in maniera straordinaria nei momenti cruenti della vostra sacerdotale passione e del vostro martirio. Allora mi vedrete e gioirete, perché contemplerete la vostra mamma celeste che vi offre come piccoli agnelli sull'altare del suo cuore immacolato alla perfetta gloria della Santissima e Divina Trinità. Questo è il messaggio 2 febbraio 95. Però guardate, come dicevo prima, che i messaggi a Gobi sono approvati tanti vescovi, cardinali e ogni cosa, ma guardate attenzione ai falsi veggenti. Per esempio, un veggente falso sarebbe Maria Divina Misericordia, il libro della verità, che proclamano la liberazione dalla sofferenza e la salvezza facile e la sicurezza garantita e la prosperità
e la gloria terrena e trionfalismo orgoglioso. Maria Divina Misericordia, Libro della Verità, è forse la più seguita setta falsa cattolica oggi, basata su una veggente condannata da Irlanda. Credo che un modello molto buono per noi in questo periodo della grande apostasia, in questo periodo della grande tribolazione, quando il corpo di Cristo, la Chiesa, sarà crocifissa e purificata, è la nostra Madre addolorata ai piedi della croce, offrendo la sua grande sofferenza in unione con il suo Figlio Divino per la redenzione del mondo. I cristiani falsi non vogliono imitare e seguire Gesù umiliato e crocifisso. Vogliono superbia e niente sofferenza. Maria non è andata, pensa come, ma Maria, come, non, guarda come modello Maria. Maria non è andata via, né ha gridato condannazioni per quelli che crocifiggeva il suo figlio unico, cioè al Calvario 2000 anni fa. Così anche noi dobbiamo fare lo stesso oggi davanti al corpo di Cristo, la Chiesa crocifissa, coperta di sangue, dei scandali e molto indebolito dalle infiltrazioni della massoneria ecclesiastica, insieme con tanti vescovi e preti traditori. Dobbiamo stare in piedi ai piedi della croce con Maria, come il nostro modello vero, e non andare con i liberali o giudicare tutti gli altri, tranne noi stessi, noi siamo perfetti, o cercare un gruppo tradizionale perfetto, separato dalla Chiesa crocifisso, che noi siamo tutti perfetti e gli altri sono tutti cattivi. Dobbiamo mantenere, come messaggio di Gobi, a tutti i costi, umiltà, umiltà. I cristiani falsi non vogliono imitare o seguire Cristo umiliato e crocifisso. Invece questo, Gesù ci ha dato un modello, umiltà e sofferenza su Calvario. Come ho detto altre volte, state vicini ai sacramenti. Come Padre Pio ci diceva, il mondo può più facilmente sopravvivere alla sparizione della luce del sole che alla sparizione del sacrificio della messa. Questo santo ha detto anche che l'arma per questi tempi è il rosario. Una buona confessione in sacramento è più potente che un esorcismo, un sacramentale. E Madonna ha detto a San Domenico in 1214, un giorno attraverso il rosario e lo scapolare, Marone, salverò il mondo. Perché durante questo periodo della chiusura di tante chiese, con le scuse contorte, false e create, andando verso l'abominio della desolazione, il sacrificio quotidiano sarà tolta, il sacrificio e l'offerta cesserà per 1290 giorni, profezia di Daniele, cioè la Santa Messa. Una sacristana, non della mia parrocchia, mi ha chiesto per una messa per la madre defunta di qualcuno. Le ho detto che io non do la Santa Comunione in mano, forzato dal governo contro la nostra Costituzione nazionale durante la crisi coronavirus, ma anche promosso dai vescovi traditori anni fa. Lei mi ha risposto che questa è una buona persona. Io le ho risposto che questa buona persona deve imparare di trattare Dio come Dio e non come un pezzo di pane. Lei è diventata molto irritata con me e ha chiuso il telefono. Va bene. Voglio ripetere, in questo periodo molto difficile, veramente abbiamo bisogno della mamma. Dobbiamo diventare bambini. Questa confusione, ogni cosa nel mondo. È un grande dono questi messaggi a Don Stefano Gobi, che è andato per 25 anni e si è messo insieme con, nel libro blu che si chiama Ai sacerdoti, figli prediletti della Madonna, che
seguito questi ultimi anni da 20 cardinali, oltre 150 vescovi, più di 50.000 sacerdoti religiosi, e hanno seguito con il movimento Mariano Sacerdotale, ricevendo attraverso il libro che contiene i messaggi, insegnamenti preziosi della Madre di Dio in questo devastante attacco della massoneria ecclesiastica alla sana dottrina della Chiesa e i sacramenti, specialmente all'Eucaristia. Diversi vescovi hanno dato il loro imprimatur a questo libro. Troverete questi messaggi della Madonna rivelati attraverso Don Stefano Gobbi, una somiglianza ai scritti di San Luigi di Montfort, Santa Teresa di Gesù Bambino e ai messaggi della Nostra Signora di Fatima, con la dolcezza che soltanto la Madre di Dio e la Madre di ognuno di noi potrebbe comunicare a quelli aperti alle carezze della Nostra Signora. Vorrei anche invitarvi tanto di. Io ho messo tutto il libro sul mio sito, così leggi un messaggio ogni giorno lentamente e lascia la Madonna formarti e prepararti per questo periodo, che sarà il periodo più difficile nella storia del mondo. Perché in questo periodo delle grandi tribolazioni, come è scritto nel Catechismo, la Chiesa non entrerà nella gloria del regno che attraverso quest'ultima Pasqua, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e risurrezione. Paragrafo 677. Ma la Madonna ci ha detto: alla fine il mio cuore immacolato trionferà, Fatima, e sarà adempiuto il protovangelo, Genesi 3,15, come spiego San Luigi di Montfort. Cari fratelli israeliti, pregate tanto perché dobbiamo, l'unica cosa che conta è l'eternità e salvezza e paradiso. Perché se vogliamo o non vogliamo, vivremo per l'eternità, in paradiso o l'inferno. La scelta è la nostra. Dio vi benedica, Maria vi guida.